Ragazzi, sono Kingslave Corporation e oggi continuiamo su God of War. Scusate se mangio, però devo fare colazione. Iscrivetevi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Ciao. Avete cazzeggiato a Niflheim, vero? Da che si vede? Riconoscerei la... Su, vieni. Ok. Allora, raga. Oddio. Oggi, il regno tra i regni. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua trovare la propria strada. Ridicolo. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Jotun. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata di lì. Attenzione. Le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Lo lascio fuori qui. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. L'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea, ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. Oh, no, questo è decisamente peggio. Nemico ucciso. Direi al fai. Ok.
Andiamo. Siamo di nuovo a Eli. Oh cielo, arrivano. Segua ruota. Siamo fermati, credo sia finita. Sì, ma dove siamo? Siamo di nuovo a Midgard. Il ponte! Ce l'abbiamo fatta! La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar. Ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. E guarda, finalmente possiamo accendere i bracciali e vedere cosa accade. Un altro nome. Gondor.
già, è proprio un peccato. Arrivi? Non ci credo che è sempre stato accanto al giardino della mamma. Ecco perché non riuscivamo a entrare. Sì, fa vedere bastardo.
Fatto. Ok. Faccio il regno. Indietro. Indietro. Ancora no, scusa. Merda. Oh. Atreus, da me. Arrivo, arrivo. Chi l'avrà scritto? Allora, ragazzi, io prima di proseguire per il finale di questo gioco devo potenziarmi gli avambracci della Valchiria. E certo, mica posso andare a finire il gioco così, devo potenziarlo, no? Allora, questo mi serve trama brumosa, che la posso trovare a Niflheim. Squame perfette del regno, si possono comprare? Allora, cerco su internet perché non mi ricordo dove si trovano. Allora, squame perfette del regno, eccolo qua. Squame perfette del regno, utilizzo oggetto molto raro utilizzato per il potenziamento di determinate sette d'armature potenti. Dove trovarlo si trova unicamente nei fossili necessari dell'avamposto degli Efficari, a nord del Lago dei Nove. A nord del Lago dei Nove. Ci si vede! A nord. Beh, questo è nord.
Ah, raga, mi sa che tocca fare più live qua, eh. Vedo proprio tutto. Solo gli Oppenheim. Sbagliato strada, fratello? La sala del viaggio è di sopra. Non me ne frega un cazzo. Abbiamo ancora qualcosa da fare prima di andarci. Esatto. Chissà quando torneremo. D'accordo. Allora, innanzitutto dobbiamo accendere tutti i bracieri, tutti, così ci avremo un link. Dunque, stavo mostrando a Odino il mio pozzo di conoscenze mistiche. In realtà era un pozzo pieno di funghi mistici che avrebbero fatto avere le visioni anche a un dio. Ne rimase molto colpito. Non so cosa vide esattamente che lo spinse a tentare di cavarsi gli occhi. Per fortuna riuscì a fermarlo in tempo. Poi lo convinsi che si trattava di una sorta di sacrificio offerto per ottenere una vista interiore ben più acuta e bla bla bla. Pensavo di averlo persuaso, ma il giorno in cui si prese il mio occhio, capì che non c'era cascata. Resosi conto di essere stato battuto in astuzia, mi prese con sé per assicurarsi che fossi dalla sua parte. E per molto tempo lo fui davvero. Ma ciò non significa che non tornassero ancora. Facevano parte del suo equipaggio. Sembrano dei due. Erano sotto la sua responsabilità. È una bella responsabilità. La responsabilità. No, non credo. Cioè, prima sì, ma ora non mi fa più tanta paura. E perché? Beh, stare qui con te mi fa sentire più adulto. Un altro nome. Hilde. Ok. Andiamo giù. Ora lì. Allora sai che ho fatto una minchiata? La tonda giù? Si arriva su, dai. Qui, da queste parti, si dovrebbe stare un corpo. Cazzo lo dico a fa io. Cazzo lo dico a fa, che sono genio. C'è un corpo da quelle parti? Ok. Al prossimo, vai. Tocca platinarlo sto gioco. Poi forse porterò il New Game Plus, forse. Oh, forse. Mimir, ancora non capisco perché volevi lavorare con Odin. All'epoca ero ancora giovane e ambizioso. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Niente, mi sa che devo salire proprio dalla parte... E facciamo tutto sto casino, va? Facciamo un'isola alla volta e vediamo quello che succede. Allora, vai. Iniziamo da qui. Guardi che qui c'è il corpo.
cassa. Poi, lì sopra. Al water, vai. Sono morti tutti. È stato un pessimo caso. Perché pensi questo? Ha portato tutti quegli uomini alla morte. Sì, ma hanno scelto loro di seguirlo. Anche i più bravi commettono errori. I migliori se ne assumono la responsabilità, ricordatelo. Manca indicatore appunti, passaggi mistici, artefatti e favori completati. Vai. No, vedi questi isola però. Ah, bene. Due non scoperti. Vabbè, uno sarà forziere leggendario, un altro boh. Un artefatto? Ah, passiamo un'isola alla volta. Facciamo un'isola alla volta. Ehi, un altro braciere. Vorresti accenderlo? Posso? Non prima di aver fatto due cose prima. Uno, apri questo. Che non mi servono. Due, questo. La mappa è stata utile. Che per lì si va pure in un'altra isola. Quindi no, qui. Ragazzo. Signor sì. Pronti, eh? Ricordo l'ultima volta che ho visto qualcuno su queste isole che non fosse... Cosa vuoi dire? La... Ne conosci? No. Ti serve... Ehi. Ehi, ehi. Cazzo no! Pensavo che fosse... L'isola della morte ancora no, perché dobbiamo prendere il portiere. Però vediamo se c'è qui qualcosa. Non si sa mai. Vai. Vai.
Manca ancora qualcosa. Che manca? Dimmi a me che manca, che manca? Dimmi, dimmi. Vabbè, rendevo di nuovo su, dai. Manca qualcosa, cioè che... Ah, manca pure... Ah, è vero, c'è ragione, c'è ragione. Allora, vai. Ho sbagliato, va bene, soffrirla, va bene. Adesso basta così e prendi lo squarcio. Però devo fare. Devo andare un attimo in bagno, scusate. Eccomi qua. Vai, si continua. Oh, abbiamo completato pure il sigillo e squarci del regno. Abbassa. Abbassiamo pure quello. Abbiamo la luce. Completato? All'isola della morte, oh. Che manca. Boh. Ah, forse è qua, aspetta. Mi ricordo che c'era qualcosa qui. Mi ricordo che c'era qualcosa. Sì. Bella presa in culo. Ci sarebbe tornato utile contro la regina delle Valchirie. E i braceri abbiamo fatti. Oh, però tocca tornare indietro. Avevo detto sull'offrire aiuto. No. Esatto. Ma possiamo almeno... È fuori discussione. Devi imparare a concentrarti solo sul nostro viaggio. Ma se potessero aiutarci?
Quello sembrava sapere qualcosa sul lago. Non sarebbe d'aiuto per i nostri scopi? Dovremmo chiederglielo. Stavamo parlando delle mie ambizioni giovanili. Gli Aesir erano gli dei più potenti in cui mi fossi imbattuto, ma mancavano di strategia, concentrazione e saggi consigli. E io potevo offrire loro tutto questo. Così uno straniero venuto da un'isola lontana conquistò la fiducia di Odino, lui che sospettava di tutto. E ammetto che questo genere di potere comporta grandi vantaggi. Sì, ma lui è Odino. Non dico di essere perfetto, sono solo astuto, a volte fin troppo per il mio bene. Perché non ci sti infuriare Odino? Per molto tempo il mio compito fu consigliare Odino, incarico nel quale eccellevo. Man mano che mi interessavo alle persone e al mondo, cercavo in qualche modo di limitarlo, di proteggerlo da se stesso. Perseguendo la pace facevo anche i suoi interessi, ma Odino lo considerò un tradimento. Qui manca qualcosa. Isola della morte. Ma io non so perché manca. Cosa che non va? Ah, controlliamo tutto. Non ci vedo. Ragazzo. Sì. Che è una mappa di tesoro? Ah, interessante. Forse dovrei appuntarlo. No, niente. Non è ancora lui. Qui? Non c'è niente. Che cazzo non l'hai trovato? Ditemi. E di qua ci sono andato. Vabbè. Dato. Beh, ragazzi, c'è un corvo? Isola della morte, manca qualcosa. Non ho preso lo spaccio del regno, Vabbè. Allora, signori, io direi che la live può finire qui. Ne iniziamo subito dopo un'altra la live. Tranquilli, ci vediamo dopo. Intanto vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E noi ci vediamo dopo.